È finito da poco il primo showcase del 2018 di ESPI College e noi siamo qua con Matteo Gliro, che è stato uno dei protagonisti di oggi pomeriggio. Matteo, raccontaci un po' innanzitutto quali sono i tuoi trascorsi calcistici, dove hai iniziato e dove giochi adesso. Ho iniziato giocando nella squadra del mio paese per parecchi anni, più o meno 8-9 anni. Poi sono andato a giocare a Lalcione, una delle maggiori squadre dilettantistiche di Milano, e ho fatto allievi nazionali e primavera nella Pro Vercelli. Successivamente sono andato al Fenegro in eccellenza e adesso sono 2 anni che sono in prestito, ho fatto un anno in promozione e un altro anno adesso in prima categoria. Bene, come sei venuto a sapere di questa iniziativa di ESPI College? Sono stato contattato da Nicolò più o meno 2 anni fa, nel 2016, e sinceramente all'inizio ero un po' scettico, perché solitamente chi ti contatta tramite social network spesso si dimostra una bufala, e invece poi mi sono informato e ho visto che era una cosa seria, e sinceramente il discorso dell'America è una cosa che mi ha sempre interessato, allora ho deciso di approfondire e ho partecipato agli showcase di Genova e di Padova del 2016, e poi purtroppo non ho fatto in tempo a partire a causa della maturità che ho fatto quest'estate, e quindi adesso sono qui per cercare nuove opportunità. Certo, come te anche altri ragazzi, oggi eravate 24, sono venuti fuori delle partite interessanti, mi sembra vi siate anche divertiti, il livello era anche abbastanza alto, cosa ne pensi di questa giornata? No, che sinceramente non me l'aspettavo, anche ragazzi un po' più piccoli comunque ci davano dentro, non avevano paura di andare nei contrasti, belle partite, niente da dire. Livello abbastanza alto. Beh, allora ti rivedremo sicuramente nelle prossime occasioni. Ti ringraziamo. Grazie.